Amici followers, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Come potete vedere qui, mi trovo al cospetto di Wuthering Waves Closed Beta 2. Questo titolo è stato di recente, mi è stato di recente omaggiato dalla Kuro Games, per cui ho deciso di accettare l'invito, l'ho provato e ho deciso di farci questo video. Mi sono appena fermato al tutorial, onestamente ragazzi, perché non sono andato avanti, perché quello che ho visto mi ha convinto a sufficienza per poterlo portare qui sul canale. Ok, mi trovo di fronte, come potete vedere, alla finestra del client, Closed Beta 2, le notizie, eccetera, eccetera, i vari pulsanti relativi alle funzioni social, eccetera, eccetera. Direi quindi di iniziare, di partire. Faccio una piccola premessa, visto considerato che fino a qualche tempo fa probabilmente non mi sarei mai sognato di portare dei gacha su questo canale, però tuttavia mi sono lasciato letteralmente trascinare nel vortice dei gacha games e di conseguenza, dopo Genshin Impact, eccomi qui su questo nuovo titolo. Momento di defiance tecnica, no, ok, perfetto. Ok, Singin, direi che possiamo collegarci direttamente. Se va tutto bene, ok, Singin complete. E andiamo. Grazie mille. Questo è quello che ci si trova davanti quando si effettua il login. Abbiamo due personaggi corrispondenti praticamente al maschio e femmina, chiaramente. Un po' come succedeva anche con Genshin Impact, se siete abbastanza familiari del genere potrete capire di che cosa sto parlando. Qui abbiamo altre impostazioni con le quali non andrò a interagire, semplicemente entrerò nella partita che ho già iniziato ieri. Però come vi dicevo mi sono fermato al principio, non sono andato oltre a questo punto. Al massimo mi sono soffermato più che altro sull'esplorazione, sull'interazione con gli elementi circostanti, per esempio con le arrampicate. questa è stata indice di curiosità da parte mia, più che altro per vedere fino a che punto lo skybox mi consentiva, o meglio, fino a quando il gioco mi permetteva di poter scalare. Qui posso andare e qui posso anche raccogliere un po' di risorse. Direi che se me lo concedete, ecco, qui io non posso andare oltre. Grappler shooter, però posso interagire con questo elemento. After interaction, the grappler shooter will launch multiple short term grapple points. Questo probabilmente fa parte del gioco già aperto. Io mi trovo ancora nella parte relativa al tutorial, quindi alcune cose non le posso fare. Aia. Questi sono oggetti con i quali non posso interagire. Posso scendere di qui? Sì. Ecco, una cosa che volevo sperimentare è l'effetto dei danni da caduta. Da quello che avevo capito sembrava che non ci fossero. No, ci sono. Ci sono. In minima parte, ma ci sono. Su Genshin Impact probabilmente un salto di questo tipo avrebbe letteralmente ucciso uno dei miei personaggi. Comunque, io tornerei all'esplorazione, vedo che ci sono delle casse, ok, che si possono distruggere. Ci sono oggetti ovviamente che si possono droppare se andiamo a interagire con essi. Qui che cosa si può fare? Attenzione. Le animazioni delle arrampicate, attenzione! In corsa su una scala in verticale. Questo mi mancava. Devo fare una piccola precisazione, visto considerato che le differenze con Genshin Impact comunque è inevitabile non notarle. Anzi, io direi che questo gioco ha preso molto da Genshin Impact. Infatti è stato etichettato come il Genshin Killer. Però prima di andare avanti vorrei mostrarvi una cosa, ragazzi. In primis il menu di gioco. Abbiamo il nostro personaggio in questione, vabbè. Seguito dal mio nickname, abbiamo la bio, anche volendo si può interagire con la bio per scrivere qualcosa, ma non è il caso al momento. Abbiamo la mappa di gioco, anche questa al momento ancora particolarmente ristretta,
ristretta semplicemente alla parte del tutorial, e poi il resto è tutta una mappa da esplorare. Notare che ci sono dei limiti rossi, non vorrei che questo fosse la parte delimitata della closed beta, penso di sì a questo punto, ma spero onestamente che la cosa, una volta che il gioco uscirà, sarà inevitabilmente più grande e più esplorabile. Abbiamo il roster delle missioni e qui abbiamo le ricompense. Nota bene che qui abbiamo le astriti, praticamente l'equivalente delle primogemme su Genshin Impact. Abbiamo il currency praticamente che ci consentirà di ottenere i famosi desideri per droppare i personaggi. Poi che cos'è che abbiamo? Abbiamo altre funzioni che al momento non sono disponibili. Abbiamo dunque un backpack trofei, Resonators. Ecco, i personaggi qui sono etichettati come, cioè segnalati come Resonators. Questo è il mio main. E qui abbiamo l'altro personaggio, Yang Yang, che è stata praticamente sbloccata all'inizio del tutorial. Questa avvenente signorina che ci ha praticamente risvegliati da una specie di coma, un sonno nel quale ci siamo trovati, risvegliandoci appunto in questo mondo. Qui abbiamo le funzioni relative alle armi in dotazione, una training sword, penso che la cosa sia uguale esattamente anche per il mio main. Qui ci sono gli alberi delle abilità relative ai singoli personaggi, notare che sono diversi ovviamente per ogni personaggio. E questa è una cosa che mi ha colpito di più fra tutte. Non so se siete particolarmente avvezzi ai gacha, in particolare ai Genshin Impact, dovete sapere che in Genshin Impact ci sono le costellazioni. Tradotto, quando spendete un desiderio per droppare un oggetto o un potenziale personaggio, cosa succede se ne droppate un doppione, un altro simile? Che questo va a sommarsi con l'altro che avete già, semplicemente per potenziare le caratteristiche o per sbloccare delle funzioni di gameplay. E in Genshin Impact ci sono 6 punti di costellazione, C1, C2, C3, C4 fino a C6. E la stessa cosa che ho visto qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi questa cosa è stata proprio mutuata da Genshin Impact. Poi non so se l'effetto sia lo stesso, se magari ci sono delle differenze, non lo so, ma la cosa mi ha colpito un po', più che altro anche per l'iconcina che mi ricorda tanto una costellazione. Comunque, qui abbiamo altre funzioni che mi ricordano tanto più o meno quelle stesse che ho trovato su Genshin Impact, ovvero una volta selezionato il personaggio si può ascoltare tutte le varie voci, chiamiamole così. Adesso l'ho tenuto abbastanza basso il volume, altrimenti rischiava di soverchiare la mia voce. Comunque, al di là di questo, al di là del fatto che comunque il gioco sia stato etichettato appunto come Genshin Killer, ha fortissime analogie con quello più famoso. Comunque, bando alle ciance, adesso io direi di andare avanti a proseguire in questa fase del tutorial, visto e considerato che da qui in avanti è per me ancora totalmente blind run. Ho giusto affrontato qualcosa relativo al combat, ma proprio, ecco qui non ci posso andare, è tutto bloccato, quindi notare quanto sia lineare questa parte, quindi è totalmente guidata. Questo penso sia un checkpoint. Small Resonance Beacon, ok. After activating the Small Resonance Beacon, you can open the map interface and choose the activated beacon to fast travel. Ok, sono i viaggi rapidi, esattamente come su Genshin Impact. Molto bene. Anche qui, premendo F, si attivano e vi danno delle astriti, esattamente come in Genshin Impact, quando vi regalavano, vi omaggiavano con delle primogemme. Qui abbiamo un po' di questo probabilmente è del farm, qualcosa del genere. Esatto. Immaginavo.
oggetti droppabili che si possono consumabili e risorse che servono per craftare armi, armamenti, eccetera, eccetera. Qui abbiamo dei pesci, immagino che i pesci si possono prendere. Questo rappresenta inevitabilmente il cibo. Comunque, notare una cosa, ragazzi, che nonostante il gioco sia in closed beta, devo dire che è particolarmente stabile attualmente. Però l'unica cosa che ho da criticare è la pulizia della grafica. Non so se state notando voi, attualmente sono in ultra, però vedo che ci sono delle... è come se la grafica non fosse perfettamente definita, è come se fosse con una risoluzione inferiore, nonostante io sia in 1080p. Ecco, un'altra cosa da dire è che non sono presenti delle scene di parlato. È tutto perfettamente muto, ci sono solamente dei dialoghi che spiegano un po' per volta la storia, la narrazione del mondo, tutto in inglese, quindi non è stato ancora tradotto. Non so se verrà tradotto in italiano, per quanto mi riguarda, non sono al corrente di questa cosa. Comunque, Jinzhou is the safest place around here. The Resonance Nexus provides coverage for the whole city. Besides, we've got a protective barrier and strong fortifications. Ok, gli sta dicendo praticamente che Resonance Nexus è un baluardo di difesa, in buona sostanza. Sound impressive. Hehe, right? Cixia, penso che si pronunci così. Ok, Yang Yang, la nostra cara Yang Yang, che ha delle piume in testa, al posto in mezzo ai capelli, o so fanno parte dei capelli, del cuoio capelluto. Jinzhou sits right between the Desert Rock Highland and the Norfolk Barrens. It is a border city as well as a fortress, therefore is referred to a throat of Huanglong. We have agreed to meet up. Where is she? Ok. Non mi metto a tradurre tutto, ragazzi, più che altro perché altrimenti si fa notte. Penso che i dialoghi saranno particolarmente prolissi, visto considerato che ci sarà una parte con degli classici spiegoni, come avveniva anche su Genshin Impact. E lì i dialoghi veramente non finivano mai. A Tasset Field. Che succede? Cos'è, una spaccatura nel terreno? Cosa sta succedendo? When did it show up? Quando si è mostrata? Non c'era quando sono venuto qui. But it didn't sense a hint of a tested field presence, so it appeared while we weren't looking, like in the blink of an eye. Ok. Or maybe the Etheric Sea can tell where we are. Could it be following us? The center of the tested field. Something is there. Someone is there. No, beh, something. Più che qualcosa, che qualcuno. Ah no, c'è qualcuno. Baizi? Chi sarebbe questo Baizi? Un altro personaggio, sicuro? Baizi? Dalla situazione penso che non sia un personaggio amichevole. We are too far apart. Perhaps she can't hear us. Isn't the tested field dangerous? Why is she there? Beh, perché è là? We agreed to meet up around here and she said she was off to collect some samples. Gosh, did she really go straight into the heart of the tested field for that? Bitesy wouldn't take such risk without careful consideration. Freshly formed tasted field goes through a dormant period. The faster a tasted discord forms, the longer its dormant period. For now, this tasted field should be safe. Hopefully we won't bung right into the tasted discord as soon as we... Is there any chance of that... Ok, io direi di tagliare corto, andiamo giù. True, the glider can carry us beyond the tested field's range, besides Bize is there. We'll have to go down and see what is going on. Faccio io da speech. Dunque, siamo stati ricompensati con 50 striti, medium core energy. Ci hanno dato un sacco di risorse, praticamente, semplicemente per aver raggiunto questo particolare punto. Dunque, non posso... Ah, posso solamente andare dritto? Ma seriamente? Ok, posso fare... Posso usare il glide? Sì, benissimo. C'è stato un momento di defiance tecnica. Il gioco non andava più a 60 fps. O è stata una mia impressione? Che succede? Bitesy, we're in a dormant tested field, right? Why did you come here by yourself? Sicuro adesso succederà qualcosa. Quindi adesso lei è un personaggio che si unirà al nostro team, no? Ok.
Che cosa? What? Da notare come la maggior parte dei personaggi nei gacha siano femminili. C'è una sovrabbondanza di personaggi anche molto molto carini. Molto molto carine. You know he was a super... Cos'è un Pokémon quello? Cos'è? È comparsa per un istante la barra di un boss. What's going on? Che sta succedendo in tutto ciò? Byte is just concerned about your conditions. She must think we shouldn't be letting you move around that much, since you've just regained the consciousness. Ok, non ci dobbiamo spingere oltre, solo se per il semplice motivo che per il momento ci siamo appena svegliati, quindi non dobbiamo affaticarci troppo, giusto? I'm alright. Io penso che... This isn't the place for talking. Let's go. Ok, di poche parole. Ok, immaginavo che sarebbe successo qualcosa. E quello che cosa sarebbe? Come si traduce quell'oggetto? C'è un indicatore di pericolo? Attenzione! Bellissimo il design di quel nemico. Molto bello. Bene, quindi qui effettivamente inizia il fight. Inizia uno scontro. Ed ecco perché prima vedevo la barra della vita di qualcuno. Dai, avanti. Left shift, ok, per schivare i colpi. Questo per... Ok, per schivarli ancora. Ok, adesso cambiamo il personaggio per effettuare questa serie di combo e utilizzare la ulti. Questa è una cosa che mi è piaciuta particolarmente rispetto a Genshin Impact. Cambiando velocemente il personaggio quando ci viene richiesto di farlo, se guardate in alto a destra, vedete che a un certo punto l'icona del personaggio comincerà a brillare. Adesso non in questo momento perché l'ho vista prima. Allora, adesso facciamo così. Oh, adesso che combini? Oh, interessante. Ci hai dato un attacco bello pesantoccio. Però adesso io faccio così. È molto molto veloce come sistema di gioco. Molto molto di più rispetto a Genshin Impact. Questo mi fa ricordare un po' Punishing Grey Raven, che è sempre della stessa azienda della Kuro Game. Tap counter attack. Ok. Ecco, come vi dicevo prima, cambiando il personaggio nel momento in cui ci viene chiesto di farlo, che si illumina praticamente degli slot in alto. Ecco qua, adesso in questo istante, opla, viene effettuato un attacco extra. È velocissimo come gioco, ragazzi, veramente veramente veloce. È frenetico da morire. È un connubio, veramente un concatenamento di combo veramente incredibile. Non ti lascio un attimo di respiro. Attenzione. Tu, opla. Forse quando schivo, probabilmente quando riesco a beccare il momento della schivata. F. Ok. Devo ancora capire certe cose, ragazzi, perché sono completamente a digiuno di questa esperienza di gioco, quindi sto interpretando quello che mi viene mostrato un po' per volta. Però l'azione di gioco è qualcosa di estremamente frenetico, e se questo nemico era un semplice nemico e non un mini boss, Madonna benedetta, voglio vedere quando i pericoli cominceranno ad essere un po' più consistenti. Shake your hand, va bene, dai. Shake your head, non shake your hand. thank the oddness, we could see that darn barrier, but couldn't lay a finger on it. Ecco, l'unica cosa che mi ha lasciato un po' stranito è il fatto che il frame rate droppasse parecchio nel momento in cui il combattimento diventava particolarmente più intenso e concitato. Ma questo penso che dipenda più che altro dalla closed beta e non tanto dalle prestazioni in sé. Comunque,
Per il momento sono molto soddisfatto di questa cosa. È veramente, veramente tosto e veloce. Prima ho fatto l'esempio con Punishing Grey Raven, perché è lo stesso titolo della Kuro Games, che proponeva più o meno un'esperienza simile, non come questa, ovviamente non open world e non avventurosa con questa qualità di animazioni e di dialoghi, anche se non c'è la voce. Era più un'avventura grafica con dei combattimenti in mezzo, molto molto tosti. Che, se devo dire la mia, andava un po' a rompere le uova nel paniere a Honkai Third Impact della MiHoYo. Anche se, vabbè, comunque era un'alternativa a Honkai Third Impact. E qui che sta succedendo? Anyway, come check this out, an illusion left by the Tayset Discord. Sono curioso di sapere se effettivamente ci sarà una traduzione in italiano, ma non credo. Questo forse dipenderà dal livello di successo che avrà questo titolo. Anche se comunque non è che mi trovo assolutamente male con l'inglese, anzi, va bene, per me non cambia niente. My apologies, we got a little carried away, so does reverberation or echo ring a bell to you, Rover? No, io non so niente, non so praticamente niente, mi sono svegliato in questo mondo e non ho memoria di ciò che è successo prima. Everything in our world is made up of frequencies and every sound generates a reverberation. Those echoes are the lingering reverberations of Tayset Discords after they disintegrate. We can absorb them into the databanks in our Pangu terminals. Madonna, ma quanti termini? Pangu terminal. Quindi questo qui, she means the Goro-shaped device every resonator has developed by researchers in Huanglong. Quindi attraverso questo strumento io posso assorbire il nemico sconfitto, in qualche modo? Cioè l'energia che rilascia diventa energia che posso adoperare in un secondo momento, qualcosa del genere? Andiamo avanti. My terminal issues a warning when it detects that it should at last be an overlord class. Rover, would you mind checking your databank level? No need for that, Rover. Why don't you just try absorbing it with the terminal? Ok. Così vedo anche questo aspetto di gameplay che onestamente mi manca. Ma è rotto, infatti, non funziona. Me l'hanno fornito rotto, probabilmente si è rotto durante la caduta. It says I'm on level 0. Quindi, no worries, you can start with the smaller ones before tickling this guy here. There should be some sweet baby rose shrooms around here, let's go check those out. Quindi che cosa significa? Che prima di poter interagire con dei personaggi di livello più alto devo partire dal basso, inevitabilmente? Cioè, avrebbe senso come cosa. Quindi abbiamo un party già abbastanza definito, anche se attualmente che sta succedendo? What? Ok, sto interagendo con... Sì, ho assorbito praticamente il nemico con la sola forza di volontà. O in qualche modo c'è una frequenza statuata sul polso che mi ha permesso di fare questo. What kind of power? Rover, you be playing the fool all along. Come al solito noi siamo gli esseri speciali, i prescelti, no? Giusto? Infatti abbiamo delle visioni di qualcosa che ci riguarderà in futuro. È più o meno come in Genshin Impact, una cosa di questo tipo. Più o meno. I never seen a resonance ability quite like this. You got any other tricks up your sleeve? Like eating a wall test discord, grilling echoes alive? That wasn't my resonance ability. I have no idea what happened. It's not that different from eating it alive. Does that relate with my cooking skills? Vabbè, non ho idea di cosa sia successo, onestamente. Could it be related to your lost memories? Can you recall anything now? No, ovviamente niente, niente, niente. Rover, are you feeling alright? Any discomfort? Could it be the side effect of fighting that tasted discord? Bitey, can we take Rover to do a checkup at the Huaxu Academy Resonance Medical Department? Più lungo. I'm fine. No, io sto bene, sto bene. Semplicemente mi sono accorto di avere un potere molto particolare.
bites. Absorbing echoes with the human body is not entirely unprecedented. Quindi noi siamo umani, a conti fatti, non siamo alieni o entità particolari. Siamo considerati come umani. I remember comprehensive mirror for historians mentioned this in the one long section opening. A celestial being descended come... Ok, quindi qui adesso gli sta facendo una sorta di introduzione a tutto quello che c'è stato un tempo. Adesso sta a vedere che noi siamo i prescelti, saremmo dovuti arrivare ad un certo punto in questo mondo, bla bla bla. What does that mean? There was a very strong person way back, like they held the whole universe right in their hands. As there was no terminal in those days, they absorbed the tested discord with their bare hands. Ok, quindi noi siamo i successori di quella leggenda, in sostanza. And the TD tested discord they absorbed was the most powerful of all. That person turned it into the first echo ever. Then they used the power of that echo to rebuild the world. Ok. Sì, siamo i prescelti, inevitabilmente. I see, what if I am that person? If I may say, Rover, you seem quite mysterious too. Quindi ci risvegliamo da un sonno, una sorta di, chiamiamolo sonno, veniamo svegliate da queste due avvenenti fanciulle. Ci troviamo in un mondo post-apocalittico, ci troviamo a combattere contro delle entità, con delle aberrazioni, e non ci stiamo chiedendo nemmeno il perché, e poi ad un certo punto scopriamo che nel nostro polso possiamo assorbire questa energia, e scopriamo che facciamo parte di una sorta di leggenda che si tramanda da secoli in questo mondo. Se ho ben capito bene, visto che potrebbe essere anche qualcos'altro. Comunque ragazzi, fatemi sapere più che altro se anche voi avete preso in considerazione questo titolo, visto che, non lo so, magari lo state giocando, avete avuto la fortuna come me di essere scelti per questa closed beta, ma magari la closed beta è stata estesa probabilmente a un sacco di persone. Non lo so questo. Comunque, vabbè, ne approfitto, lo provo. E devo dire che fino adesso non mi dispiace. I combattimenti sono belli tosti e caotici, onestamente. Devo prenderci parecchio la mano, anche perché sono fatti realmente di quick time event, momenti molto molto rapidi in cui fermare l'attacco di un personaggio, di un nemico, schivare, switchare il personaggio, attivare l'abilità speciale, la ulti, ritornare con il personaggio principale, combattere ancora con gli attacchi normali, schivare, allontanarsi. È un concatenamento di effetti veramente, veramente istantaneo, molto molto hardcore. Ok, quindi ci fornirà un resonator migliore rispetto a questo. This is a holographic message for all Jinzu from the City Hall. Ok, qui abbiamo un altro personaggio femminile, ovviamente. nei gacha games la maggior parte dei personaggi sono tutti femminili, la maggior parte. As the Moon Chasing Festival Moon Chasing Festival, come tipo quello visto di recente su Genshin Impact, anche se non so se si chiamasse così. Approaches on our city, welcome to visitors from around the world. Beh, posso interagire con questo? No, non posso interagire. Jinzu has always been a crucial defense against the tested discord outbreaks, safeguarding. Io ragazzi vorrei saltare questi dialoghi più che altro perché probabilmente qualcuno di voi avrà skippato questa parte del video, onestamente. Non mi sorprenderebbe, visto che se l'avete già giocato probabilmente volete vedere magari le parti relative al combat o forse andare un po' più avanti. Comunque io registro tutto, lascio questo video completamente integrale sul canale, non voglio tagliare nulla, semplicemente perché voglio mostrarvi tutto quanto. Quindi abbiamo un incontro con questo ologramma, con quest'altra particolare signorina, Jinzu. We have awaited your arrival for a long time. Ok, questo conferma che noi eravamo i prescelti. Given the circumstances you may be feeling... scusate l'inglese, ragazzi. You may be feeling bewildered at this time. You should have noticed some strange happenings related to you. If you plan to stay in Jinzu for some time, I would be more than delighted to personally meet you in the city of... Ok. Quindi,
si è già sparsa la notizia che siamo degli esseri speciali. Jinsei vuole incontrarci assolutamente perché a quanto pare abbiamo un ruolo fondamentale in questa storia. Ovviamente. Therefore, I request the people and soldiers of Jinzu to assist the esteemed visitor when the opportunity arises. È incredibile quando siamo venerati, ancora prima di iniziare il vero gioco, siamo già venerati per quello che siamo. Ok, l'ologramma sparisce, quindi adesso è finito il tutorial, in buona sostanza, no? Sì, l'unica cosa che manca effettivamente è un parlato. Però posso dirvi una cosa, meglio così, più che altro perché così posso parlare a ruota libera senza necessariamente essere interrotto magari da voci in background. Vero Paimon? Yup, that's me. Oh, so this is the true measure of a chief, I mean, of our rover. Si chiamano rover qui. Ok, what where we're going? Chief? This is the true measure of a chief. It's a famous line from a good old hero play. It's been running for almost 4 years. Ok, va bene. Direi di andare avanti. Does that hero play story? Hey, that endpoint, ok. Ecco, un'altra cosa che non posso fare a meno di commentare è la quantità di dialoghi che introducono queste storie. Ragazzi, sono tanti, tanti, tanti dialoghi. Go visit Jinzu City. Ok. We can't confirm his authenticity, but based on the magistrate messages, it seems Jinzu has a lot to do with your past. Whether you're the visitor or magistrate mentioned or not, you are surely important to Jinzu and you will be our important friend. We've already entrusted our lives to each other. I've never seen so many. Va bene, siete tutti fantastici, siete tutte fantastiche, grazie, possiamo andare? Let's go, infatti, perfetto. Quindi riprendiamo. Oh, quindi già iniziamo col mondo aperto qui. Sì, direi che questa è la parte main quest, prologue. Adesso io vorrei tornare indietro, più che altro, perché voglio vedere se c'è dell'altro. Infatti, qui ci sono dei materiali. Io, ragazzi, sono un hoarder nei GDR, nei gacha, eccetera, eccetera. Ho l'abitudine a cercare di droppare quanto più possibile, ma soprattutto fare anche backtracking, come in questo caso, perché ho visto cose. Ma questo non è backtracking. Orchid. Qui sto andando avanti? Fammi vedere. Ok, qui c'è un altro resonator. Questo è il resonator da dove sono partito, quindi ho fatto questa strada in buona sostanza. Io devo andare qui, ma io sto andando qua su, a nord, infatti. Più che altro perché ho visto qualcosa là sotto quell'arcata, che sembra, cos'è, una barca? Cos'è, un forziere, qualcosa? Io mi triggerò tantissimo quando vedo dei forzieri, soprattutto nei gacha, che significa risorse, e in questo caso sono astriti e Astridis, non so come chiamarle ancora, il primo gemme. Comunque devo dire che sì, il framerate attualmente è ancora un po' ballerino. E questo ha a che fare con... non posso interagire con quest'affare. Forse ci sarà un personaggio che potrà farlo, non lo so. Ad ogni modo, qui ci sono perilla, material used for cooking. Qui abbiamo una bestia, madonna, un orso con... Sì, l'animazione lascia un po' a desiderare, perché sta letteralmente camminando sul vuoto. Ci sono ancora alcune cose da sistemare, però adesso vorrei vedere come si comporta in combat. Ok, switch veloce. Ah, yeah. No, perché continua a resettarsi la visuale? Che sta succedendo? Continuava a resettarsi la visuale. Non ho capito perché. Boh, forse sarà un difetto della closed beta. Ad ogni modo, questo
Questa è una parte del gioco. Oh no. Con tanto di maschere antigas, che succede? Lost again, damn, she's just too good. A whisper if she hears, it will be bad. Ma c'è l'altro orso che è sceso, si è letteralmente buttato da quella scogliera, tipo. The boss wants me to rob the supplies for all of this. It sounds like it, I hear. What are you talking about? It's feeling don't enjoy getting beaten. Ok, pensavo che facesse parte di una quest, però onestamente non. E qui che c'è? Non dirmi che c'è l'equivalente. L'equivalente degli spiriti da seguire, come su Genshin Impact, che ti portano da qualcosa. Sì. È esattamente come Genshin Impact, uguale. È uguale questa cosa. È incredibile. Cioè, ragazzi, capisco prendere ispirazione da qualcun altro per creare qualcosa di nuovo, ma qui hanno preso molto di più. Qui che c'è? Cos'è una sfida di velocità? Start challenge, infatti, questa è una sfida. Che cosa consiste? Limited time parkour challenge. Ah, qui c'è il del parkour addirittura. Ok. Questa cosa del parkour onestamente non me l'aspettavo, anche se, mamma mia, sta camminando, sta correndo su una parete verticale. Abbiamo 7 secondi, ancora 7. Ok, challenge complete, abbiamo il forziere. Beh, esattamente come su Genshin, quando venivi letteralmente ricompensato, premiato con dei consumabili, degli oggetti. Va bene, abbiamo Tyro Pistol. Ci sono delle pistole, quindi armi a lunga gittata. Fino adesso ho adoperato la spada, quindi immagino che si possa personalizzare un personaggio anche con delle armi a distanza? Punto di domanda. Ah, innanzitutto, apro la mail. Closed beta beginner supply. Thank you for your participation in CBT2. We have prepared some supplies to aid you in your exploration in the world of Wuthering Waves. Ok, questo che cos'è? Lustrous Tide. Convene key code. Provides one standard banner convene after use. Cioè, vabbè, intanto facciamo, claimiamo tutto. Grazie Kuro Game. Grazie soprattutto per avermi dato l'opportunità di giocarci. Qui abbiamo anche 80 Astrid, come che si chiamano? Astrite. Closed beta 2 beginner, abbiamo altri, va bene, altri oggetti di questo tipo, va bene, mi fa molto piacere che mi piace quando vengo omaggiato di queste cose. Le milestone, touching the milestone can restore certain stamina, ok, qui c'è la parte relativa agli classici spiegoni di quello che devo fare nel gioco. Matterfly, qui si chiamano Matterfly. The Matterfly Swarm will move to the next location together when the rover approaches. Following them might lead to more exploration content. Immobilize. Dealing damage can reduce the enemy vibration strength and counterattack can greatly reduce the enemy resonance degrees. When the vibration strength is cleared, the enemy enters the immobilized state. After being immobilized, the enemy cannot act for a period of time. Ok, perfetto, quindi una sorta di rottura della poise, cioè qualcosa del genere, in modo tale che lo debiliti, questo è impossibilitato da attaccare e potete infliggergli una quantità invereconda di danno. Counterattack, quello che abbiamo visto prima, esatto. Nel momento in cui sta per attaccare, bisogna colpire nel momento giusto per bloccargli l'attacco. Extreme Evasion. When you use the dodge action before the enemy attack hits, you will trigger the Extreme Evasion state. In the state of Extreme Evasion, the character will not be injured and can derive additional attack action through the basic attack. Ok. Quindi un premio in buona sostanza per aver dodgiato con successo un attacco. Quindi direi di guardare nel backpack più che altro per quello che ho droppato. Tyro Pistol. Cultivation. Che significa cultivation? Cultivation? Cioè osservare l'oggetto in questione? Posso zoomare, posso interagire, non posso fare niente. Ok, vabbè. Ok, come al solito anche qui, come su Genshin Impact, si possono spendere risorse da inserire in questo slot. Al momento non ho materiali, ma soprattutto non ho doppioni di quest'arma per poterla potenziare al rank 2.
E qui, ragazzi, ci sono tantissime cose che sono riconducibili a Genshin Impact, cioè che io capisco che abbiano deciso di mutuare tantissimo del game design originario della MiHoYo, però caspita che, ragazzi, qui stiamo parlando di cinesi che copiano letteralmente le esperienze di altri cinesi. Comunque, vabbè, prendiamo il buono, visto considerato che questo gioco offre un sistema di combattimento molto più acceso. E qui che c'è? Ah, un altro forziere bello nascosto. Tyro Gantlets, the Dawn of Enduring and Enderbow. Posso colpire la pecora? Raw meat. Anche qui, per ottenere carne e consumabili con i quali possiamo cucinare, immagino, perché anche qui ci sarà la cucina. Ok, intanto andiamo a riattivare il Resonator, visto che è lì a portata di tiro. Anzi, questo non è un Resonator, è molto più di un Resonator questo. The Resonance Nexus. Store the information of the surrounding area. Ok, quindi esattamente come su Genshin Impact, una volta attivati questi luoghi chiave, vediamo ricompensati anche con degli astriti, ci viene svelata una porzione di mappa. Beh, buono, dai, c'è anche un'animazione tutto sommato carina quando attiviamo questi. Speriamo non sia solamente legata solamente a questo evento in particolare, cioè che non siano andati a risparmio, ecco. Ok, abbiamo attivato due Resonator e il Nexus. Questi si chiamano Nexus, quindi adesso qui c'è un altro Resonator da attivare. Anche qui, come su Genshin Impact, basta selezionare l'obiettivo in questione e andare verso l'obiettivo. Cioè, niente di nuovo sotto l'albero, ragazzi. Cioè, hanno realizzato un'esperienza praticamente user-friendly per tutti coloro che hanno già avuto esperienze con i gacha. In particolare con Genshin Impact, sempre. Quindi, dal mio punto di vista, fino adesso, a parte il combat, niente di nuovo sotto l'albero. Ecco, forse l'unica cosa che mi piace un po' di più rispetto... Wow, questo è un campo nemico, attenzione. Questi sono degli avversari. Io sono entrato in un campo senza chiedermi neanche che cosa sarebbe potuto succedere, però vedo che... Oh, lei... Adesso facciamo così. E adesso facciamo così. Puppete. Ma la quantità di attacchi è impressionante. Aia, non sono riuscito a schivarlo, perché? Wow, questo è una specie di mini boss. Ah no, semplicemente un'elite. Ma con quale... con quale nonchalance si muove? Puppete. Oh, che un bel concatenamento di attacchi. Mi piace, è riuscito. Quello l'ho schivato, ma semplicemente sono salito sulle casse e non ha ricevuto l'attacco. Che cosa è successo? Schivata. Perfetto. E ulti per concludere. No, era già morto. Ok. Ecco, i combattimenti si sono molto caotici, onestamente. Sono... Vanno studiati un po' per volta. Chrome Shell, ok. Ci sono un po' di materiali qui da droppare. Qui che c'è? Investigate. Sì, vabbè, il solito. Ci sono cose nascoste. No, scendi! Scendi da qui, scendi da qui. Come si scende? Allora... A parte che devo anche livellarlo. Devo fare un po' di upgrade. Ci sono altri consumabili. E un altro forziere nascosto dietro delle casse. Classico. Penso che adesso andrò via da qui, più che altro perché... Anzi no. Qui che c'è? Activate training? Cioè? Che significa? Che cosa significa il training? Cioè, devo colpire a distanza, quindi. Ma non posso colpire a distanza. Cioè, più che altro ho bisogno di un'arma ranged che non ho a disposizione. A meno che non posso equipaggiarla, questa. Ho la possibilità di farlo. C. Lo stesso tasto come su Genshin Impact. C equivale ai personaggi.
Quindi, potrei cambiarla con un'arma di ranged? No, mi dà solamente le spade. Questo quanto ha di attacco è sicuramente molto più potente rispetto a queste. Beh, direi di fare uno switch con questa. La Tyro Sword. Switch, assolutamente. Anche perché queste offrono un po' più di danno. Ma non posso equipaggiare armi a distanza. Non posso farlo. Cioè, me lo direbbe, penso. Mi darebbe la possibilità di poter scegliere la tipologia dell'arma. Quindi questo non differisce tanto dall'esperienza di Genshin Impact. Ogni personaggio ha il suo armamentario, diciamo. Qui ci sono altri nemici. Ok, quindi niente di nuovo sotto l'albero. Opla. Forse una ulti qui era particolarmente sprecata. Comunque mi piacciono molto perché le azioni sono estremamente coreografiche. Ole. Pic. Ole. Ma per il momento i combattimenti sono molto, molto facili. Nel senso, Niente di così eclatante, niente di così difficile. Mi fa ridere che corre e fa queste mosse veramente estreme per poter arrampicarsi. Ah, ok, abbiamo il glider. Ok. Mi ero dimenticato che c'era il glider. Queste sono delle risorse, quindi, sì. Questa è roccia. Ok, quindi adesso colpiamo anche questi. Tyro Gauntlets. Sì, quanto basta. Laggiù c'è un Resonator. Io voglio raggiungere il Resonator, anche se qui c'è dell'altra roba. E tra parentesi, questa parte è la parte da cui sono partito a inizio video. Solo che non mi permetteva di poter salire oltre queste rocce, queste parti di montagna, perché sapevo che erano inerenti al tutorial. Qui che succede? Che cos'è questo? Ah, c'è un luogo che è bloccato, quindi devo interagire con queste strutture per poterlo sbloccare. È questo che mi stai dicendo? Ah, lì non posso. Forse usando... Non posso fare niente. Forse così? No. No, non posso interagire con questo. Eppure... Ah no, ecco. Sì. Allora. Mi servirebbe quello spirito all'interno di quell'albero, di quella specie di rovo, per poter sbloccare questa zona. Cioè quel forziere più che altro. Qui che c'è? Peria, activate. Non capisco che cosa significa. Ah, ok. Eccolo là il forziere. Mi triggerano queste cose, ragazzi. Mi triggerano. Ragazzi, fatemi sapere se vi sta piacendo questo titolo e se volete che continui a portarlo su questo canale. Magari i gameplay probabilmente non li porterò, cioè a parte quello che sto portando adesso, chiaramente. Però semmai vedrò di portare qualche informazione in più, magari qualche guida, eccetera, eccetera. Non mi dispiacerebbe, però tutto dipende dal gioco in sé. Per come si evolve nel corso del tempo. Qui posso arrampicarmi? No, non posso arrampicarmi. Idem con patate come su Genshin Impact. Quando ci sono delle strutture, comunque delle situazioni di questo tipo, è difficile fare exploring. Vediamo se posso arrivare prima che mi finisca la stamina. No. Allora, vediamo di fare le cose per bene. Recuperiamo la stamina. E ritorniamo su. Aia, che crapa. Oh, lì non posso andare.
Vabbè, dai, vediamo di sbloccare quel resonator, così almeno abbiamo una zona per poter ritornare qui. Là c'è un altro luogo di interesse, che cos'è? Quello relativo al cooking o qualcosa del genere. Possibile? Cooking, infatti. Cioè, questo è praticamente l'equivalente di un calderone con il fuoco. Your food can provide various buffs for resonator. Ok. Ah, ok, quindi mi manca questa erba per poter cucinare. Quindi non posso fare praticamente nulla. Sì, è un fornelletto praticamente. Ci sono degli arrosticini. Magari qui c'è qualcosa? Climbling fit. Investigate. Umbra gricus. Ok, un fungo. Strano. Non ne avevo ancora visti di funghi. Jamberry, madonna. Ci sono alcune cose che mi ricordano tanto le stesse cose che droppavo su Genshin Impact. Qui c'è dell'altro. Allora. Tutorial. Over target. The common intelligent training target, different target faces display with different training rules. After activation it will release drones. Hitting all the drones will complete the training. Ok, beh, quello che abbiamo visto prima praticamente, solo che non ho armi a distanza per poter fare quella cosa, quindi credo che lo vedrò in un secondo momento, magari con un personaggio dedito al combat a distanza. E sicuramente ci saranno. Quindi, senza indugio, direi di andare direttamente all'obiettivo della missione in questione. Mi sono soffermato a fare un po' di farming random, più che altro per vedere che cosa potevo offrire il mondo. Anche perché è una cosa che mi piace parecchio fare. Questi sono l'equivalente dei fiori incandescenti. Vine Trap, questo è un Vine Trap, ma se lo colpisco esplode. Ok, però non droppa nulla. Anzi no, continua a ritornare. Quindi sono semplicemente delle bombe, qualcosa del genere. Non vorrei che adoperando magari il personaggio giusto, questo training danni, con il personaggio giusto magari droppano delle risorse o qualcosa del genere. Qui che cos'è che abbiamo? Ok, si è aperto semplicemente perché l'ho colpito. Ok. Quindi penso che dovrò andare anche dagli altri. No, vabbè ragazzi, guardate la rappresentazione del forziere bloccato come l'hanno realizzata. Esattamente come su Genshin Impact, uguale, è la copia 1-1. No ragazzi, cioè io posso capire prendere in esame alcune cose, reworkarle eccetera eccetera, ma questo ragazzi dal mio punto di vista è proprio un reskin di Genshin Impact, Un reskin. Mamma mia. Qui c'è un albero da rompere che rilascia cosa. Niente di che. Quindi rimane uno di queste torrette qua, di questi simboli. Però è bloccato in questo muro di rovi, con il quale non è praticamente possibile interagire. Mi chiedo se sia possibile farlo con un personaggio adeguato. Magari la prima cosa che mi viene in mente è un personaggio di tipo fuoco, qualcosa di questo tipo. Tanto droppiamo risorse a nastro, anche se sono fiori, va benissimo lo stesso. E voilà! Andiamo diretti a destinazione. Che altro perché fino adesso abbiamo divagato parecchio. C'è tanto, tanto, tanto da vedere comunque. Il glider me lo riapre anche quando lo mollo? Tipo se faccio così? Sì, ok. Quindi niente di, neanche qui niente di nuovo sotto l'albero. Il modus operandi è sempre lo stesso. Scelte di game design che accomunano tantissimo tutti i gacha. Questo è un altro nemico, ok, va bene. Non mi pare particolarmente furbo o intelligente. Infatti sei morto. Ok, quindi erano questi quello che mi diceva prima. Anziché andare a prendere quel nemico che era particolarmente grosso, vai da quelli più pippotti, diciamo,
e questi non dovrebbero essere un problema da assorbire. Can you reenact what you did before? Shake your head. Ok, mi stanno chiedendo di ripetere quello che avevo fatto prima, però penso che per assorbire debba fare così, esatto. Echo Collection Progress, 1 su 228. Echo obtained, tap to equip the echo in the resonator's interface. Che cosa significa? L'equivalente di manufatti? Anche se non mi sembra, visto che questi sono dei personaggi vivi. Ok, summon a detonation to cause a spectral damage and create a stagnation area. Resonators can use the echo skill of the echo equipped at the top. Quindi in base al nemico che sconfiggo e quello che equipaggio, ho un effetto sul combattimento, qualcosa di questo tipo, se ho ben capito. Non vorrei sbagliarmi, però mi pare di aver capito che sia così. No, questo per rimuoverle, ok, quindi adesso penso che andrò... No. Your terminal got a different look, but the functions are pretty much the same. Fa molto piacere la cosa. Adesso quindi andiamo verso gli altri, qui ci sono altri due pippotti. Absorb Echo. Sono già morti, praticamente tutte e due. When the tested Discord is defeated, the remaining frequency may become an Echo... E poi Echo is an important resource of combat power for the Resonator. It is equipped in the first place and it can also release its Echo skill. The first absorbed Echo can accumulate data bank experience. Ok. Quindi è tutta esperienza questa in buona sostanza. Qui ce ne sono degli altri. Adesso facciamo così. Quindi adesso abbiamo il Resonator, abbiamo usato il nemico di prima come arma per New Echo Whiff Waff. Abbiamo droppato Whiff Waff, quindi. E questo che cos'è? Basic Sealed Tube, Small Echo Exp Item. Quindi un oggetto che ci dà dell'esperienza, qualcosa di questo tipo. Aspettate che voglio vedere qui, nei tutorial. Vine Trap and Explosive Charge. Vabbè, questo è quello di prima, niente di nuovo sotto l'albero. Però lo possiamo adoperare. Ah, è interagibile quello. The explosive charge growing on the branches can be thrown to a distance to cause an explosion through levitator. Sì, però non ho levitator. Penso che sia un effetto, no? In qualche modo. Oppure ce l'abbiamo tutti. The explosive charge scattered on the ground. Training dummy. Ah, ok, quindi questo è un training dummy. Quegli affari che ho trovato in giro, quelli tipo colonnine. Qui ci sono altri nemici, sì, quelli sono delle tartarughe. Quindi adesso facciamo così. Ole. Hard Toys. Sembra veramente l'esperienza di, non so, di catturare dei Pokémon, però in questo caso diventano delle abilità, cioè diventano delle fonti di abilità. Ok. Quindi la cosa adesso riguarda anche Yang Yang, perché posso darle un... Esatto. Qui abbiamo Hard Toys che ha anche degli effetti. Celestial Light, Celestial Light. Ah, questa è la funzione da healer. Questa è la funzione da combat, perché incrementa l'attacco. Spectro Damage Bonus. Quindi hanno delle abilità attive e passive per il nostro personaggio, questi. Beh, intanto equipo questo. Più che altro perché può fornirci delle cure, da quello che ho visto. E nel mentre equipo anche gli altri, allora. Equip
Ah, ok. No, no, no. Questo è già equipato da Yang Yang, infatti. Allora prendo la tartaruga. Così abbiamo accumulato abbastanza energia, cioè potere. Un altro beacon, perfetto. Qui abbiamo, cos'è che abbiamo? Vabbè, un po' di pianticelle, qualcosa di questo tipo. Qui abbiamo, questi sono dei lupi. Adesso voglio fare così. Voglio vedere più che altro gli effetti. Ma con quale velocità mi chiede di fare queste cose? È incredibile. Non mi sto neanche accorgendo di quello che sto facendo. Cioè, ho eliminato questi. Tartaruga. Effetto. Sì, penso che i nemici adesso comunque siano molto, molto semplici. È come catturare dei Pokémon, praticamente. Cioè, l'effetto sembra quello. Elimini quel nemico in particolare che è particolarmente tosto e ottieni la sua anima. Dopodiché la puoi adoperare per. Uè, che succede? Tu chi saresti? Ah, e sei la ricompensa praticamente per aver sconfitto questo mini boss. Ok, sembrava una stance magari di qualche fight un po' più tosta. Premium Tuner, device for tuning rank 5 Eco. Poi un po' alla volta, ragazzi, questi me li vado a studiare. Comunque, io dovevo andare all'obiettivo in questione. Non ci sono ancora andato. Non ci sono ancora andato perché mi sono perso a fare altre cose. È incredibile. Questo mi succede spessissimo su Genshin. No, 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 ragazzi, adesso io vado diretto dove devo andare. Cioè, più che altro perché voglio andare avanti. 44, 43, 32. Questi sono qua sotto. Sì, infatti. Ah, quello è un altro nemico. Questa è una zona bellina come zona questa. Ok, adesso vediamo cosa possiamo fare. Questa mi ricorda tanto l'AOE, l'effetto dell'AOE di Bennett. Anche se non è la stessa cosa, chiaramente, però. C'è tanto da condividere con Genshin Impact. Tanto, 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 tanto. E non so se la cosa sia voluta o meno, però. È proprio una copia, ragazzi, questo. È proprio una copia. Ok, quindi siamo arrivati alla città. Sonnans Casket can be exchanged for resources. Ok. Quindi quella è la città. È un ibrido tra qualcosa di vecchio e qualcosa di futuristico. Vabbè, ci può stare, ci può stare. Le ambientazioni non sono malvagie. L'unica cosa che lamento è poi il frame rate che è particolarmente ballerino. Lo vedo che scende parecchio. Lo vede che droppo. Lo vedo che droppa. E adesso ci sarà inevitabilmente la funzione relativa al dialogo o qualcosa del genere. Perché immagino che sarà così adesso. Introduzione, la città è Rover? Yes. Ok, sì, la mancanza comunque del parlato un po' si fa sentire. Ok, chapter, capitolo 1, atto 1. Qui abbiamo un'altra lei, un'altra personaggina. There you are. Che sembra conoscerci bene, ma è la stessa che ci ha parlato prima? My dearest. Seed of Fate. Attenzione. Attenzione, che cosa sta succedendo? Ragazzi, vorrei fare una precisazione, cioè vorrei fare un'osservazione più che precisazione. Non so se avete giocato a Death Stranding. Questa parte, guardate questa curva, quel mezzo in particolare. A me hanno fatto venire in mente Death Stranding, il veicolo presente parcheggiato appena fuori dalla città in Death Stranding. Non so se è una cosa. Non so se sia un caso, onestamente, questa cosa, però a me. Ha fatto venire in mente subito questo.
oppure lo sto vedendo solo io e non lo vede nessun altro, non lo so. Shall we go grab a bite? Sounds good. Va bene, andiamo a mangiare un boccone. I'm returning to the academy. Ok. Del girl submitted a report and prepared the documentation needed for order. Ok, documentation. It is the political hub of Jinzu and where the Grand Library is located. The city hall is an important place. Ok, perfetto, ok, la centro città in buona sostanza. And then I guess I take Rover over the Nexus Tower for registration first. Va bene, poi andremo in giro dopo. Hospitality is our local specialty, you know. Then I leave you in Cixia Scare, Rover. Si pronuncia così, Cixia, Cixia. Is that alright with you? I give you, leave it to me. Lascialo a me. I send the branch of Reson Medical Science a notice. We need to conduct a thorough physical examination. Va bene. Sure. Va bene. You guys don't yet? Sì. Let's move out. We got leads of fun in Jinzu. Let's go. Andiamo. Non mi perdo ancora in dialoghi. Voglio vedere che cosa succede. New Resonator joined. Attenzione, ok, quindi lei è entrata a far parte del nostro team. 4 stelle, è un personaggio da 4 stelle, quindi come sempre ci saranno i personaggi anche da 5 stelle che avranno un drop rate abbastanza basso, però anche questo bisogna vederlo. Bisogna vedere se effettivamente le cose sono analoghe a Genshin Impact. Ma penso di sì. Voglio solo vedere se questo gioco è un po' più permissivo rispetto, 50 di quelle gemmine lì. Adesso voglio salire qua, voglio vedere dove mi porta. Sulle mura sì, non ci sono forzieri sulle mura, di solito su Genshin Impact esplorando in mezzo alle città c'erano queste cose. Sì, comunque questo qua è un veicolo, madonna. Look tipicamente futuristico, ma con un tocco veramente steampunk, giusto quel poco. Ok, qui c'è un altro resonator. Yeah! Union level 3. New item. E qui c'è dell'altra roba. Questo è, immagino, l'equivalente delle gilde? Maki, fammi vedere. May the world unfold before your eyes. Eldo, welcome to the Pioneer Association. Sì, è la stessa cosa che c'è anche su Genshin Impact. Incredibile. C'è la stessa identica cosa. You gain 30 rank experience for points. Ok, in base poi al leveling ottengo queste risorse. Su Genshin Impact c'erano i Mora. Qui ci sono gli Shell Credit praticamente. Ma è come... proprio come un reskin questo gioco comunque. Cioè speravo di vedere, cioè, non tutto diverso, ma comunque qualcosa di unico che lo caratterizzasse davvero. Cioè a parte il combat, però tutto il resto, ragazzi, è veramente... Lo ripeto, non mi stancherò di ripeterlo, una copia veramente di Genshin. Qui sta droppando terribilmente, qui sta droppando davvero tanto. Il frame rate è davvero instabile. Però, ripeto, una closed beta, anche questo fa parte della closed beta. Here we are, Jinzu Nexus Tower, the Nexus Tower, sì, exactly, let me see, think of... ok. Long story, sì, va bene, the smaller ones will run into early resonance of beacons, that is shed... va bene, per cui, idem con patate, devo piazzare il resonatore lì dentro per attivare la zona in questione. Healing finished. Quindi la cura la fai così, in questo modo. Olè, altro resonator attivo. Cioè il Nexus questo qua. Benissimo, abbiamo esplorato questa parte. Mi manca esattamente questa. Ma penso che per sbloccare questa parte in particolare occorra sbloccare questo. Perché non vedo altri Nexus qui in zona. Qui addirittura c'è un Forgery Challenge Marigold Woods. Qui ci sono delle challenge per i combattimenti. Poi abbiamo un altro Resonance Nexus qua. E questo Parallel Perception, a mysterious domain from nowhere. Search the narrow path to find the destination where the treasure lie. Non vorrei che fosse tipo dei dungeon o qualcosa di questo tipo. Boh, potenziale la cosa.
I have the arrangement in place, Rover, you can come with the magistrate at any time. Ok, va benissimo. Intanto ci continuano a omaggiare di queste gemme. Io tra un po' veramente potrò droppare già qualche desiderio. Piacerebbe sapere più che altro quanto costano, ma non penso che nella closed beta ci sia questa opportunità. Allora, nel mentre faccio un upgrade, questa è una cosa che volevo fare anche fin da prima, visto che abbiamo anche abbastanza risorse per poterlo fare, facciamo un upgrade che è a livello 7 e livello 8, possiamo portarlo anche a livello 9. Beh, qui il leveling è veramente molto molto veloce. Allora, visto che ci sono anche gli altri, vorrei livellare gli altri per non avere troppe differenze di livello con il mio main. Livello 8, ok. Questo è livello 9, livello 8. Livello 1? No, livello 1 non mi sta bene. La porto al 6 direttamente. 10 addirittura. Quindi sono cumulative queste. Ottimo. Però aspetta, non è che rischio di... Ah, no. Dai, la porto al 10 questa. E te ti porto al 10 anche te. Ma esiste un level cap qua? Per la prima fase, intendo. Fammi vedere. Voglio solo vedere se esiste... Ok, non ci sono più abbastanza risorse per poter fare un leveling. Livello 11, livello 12. Livello 14, se faccio così. Ok, si può livellare ulteriormente, ancora di più. Bene, ragazzi, allora, io direi di fermarmi qui, anche perché è da un'ora e dieci minuti che sto andando avanti con questo video. Fatemi sapere se volete altri gameplay come questo. Ragazzi, e questo è tutto per... Mi fermo qui, non vado oltre, anche perché ho fatto anche abbastanza per oggi. E per il resto, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti e grazie come sempre.